La strada più lunga del mondo è quella che deve fare un creatore di contenuti che crede di portare dei video originali, interessanti, diversi dal solito, che però non riesce a emergere. La seconda strada più lunga del mondo invece è la panamericana. Che cos'è la Pan American Highway o Panamericana? È una strada, o meglio un insieme di più strade, che si estende per più di 25.000 km in tutto il continente americano, in tutta l'America, da nord a sud. E in realtà arriva a misurare anche più di 45.000 km se consideriamo tutte le deviazioni e tutte le aggiunte secondarie di cui vi parlerò dopo. Ma innanzitutto da dove partiamo? Partiamo dall'estremo nord, dall'Alaska e precisamente da Dead Horse, un ottimo nome per iniziare un viaggio. È un villaggio sperduto nell'Alaska che fa 25 abitanti e dove ci sono sostanzialmente solo operai che lavorano per le compagnie petrolifere, perché lì ci sono alcuni giacimenti. Da qui ovviamente si può andare solamente verso sud, grazie alla Dalton Highway che arriva fino a Fairbanks. I primi 300 km di strada sono in mezzo al nulla e anche in condizioni climatiche molto difficili, soprattutto d'inverno. Ma se sopravvivete e arrivate fino a Fairbanks, da lì si prende l'Alaska Highway, che, come dice il nome, è una strada che si trova in Canada. Cioè anche in Alaska, ma poi continua per il Canada, anche se si chiama Alaska Highway, fino alla cittadina di Dawson Creek, che nonostante il nome non ha niente a che vedere con la serie TV degli anni 90. Dopodiché si arriva a Edmonton, che è la prima vera e propria città con 900.000 abitanti. Ci troviamo nella provincia dell'Alberta. Da qui abbiamo due opzioni. La prima è andare fino a Saskatoon, che è sempre in Canada, e poi entrare negli Stati Uniti dal North Dakota, poi Minnesota, prendere la Interstate numero 35, passare da Minneapolis e fare Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, fino al Texas, dove si passa da Dallas e da San Antonio, e poi Messico. Si arriva alla prima città del Messico che si chiama Nuevo Laredo. E questa deviazione qua della strada è lunga 4.100 km, mentre la seconda opzione è da Edmonton andare verso Calgary, sempre in Canada, e stavolta entrare negli Stati Uniti dal Montana, poi passare dal Wyoming, che finalmente è utile a qualcosa. In realtà nel Wyoming ci sono un sacco di cose interessanti e ci ho già fatto un video che vi lascio qua sopra. Poi Colorado, si passa da Denver e si entra in New Mexico, dove ci si può fermare ad Albuquerque per mangiare del pollo fritto da Los Pollos Hermanos. Dopodiché si entra ancora in Texas e si arriva a San Antonio, e da lì la strada è uguale alla prima opzione, San Antonio Nuevo Laredo. Questa deviazione qua invece è lunga 3.800 km, è un po' più corta, e potete decidere un po' in base a cosa volete. Nella prima opzione c'è più montagna, nella seconda invece si attraversa molto molto deserto. Da Nuevo Laredo inizia la Panamericana vera e propria. Sì, perché in realtà tutte queste strade non sono ufficiali. Quella che all'inizio veniva chiamata Panamericana era la strada che da Nuevo Laredo doveva arrivare fino a Buenos Aires, in Argentina. A portarci fino a Città del Messico è la Mexican Federal Highway 85, mentre fino al confine con il Guatemala c'è la numero 190, e si attraversa sostanzialmente tutto il Messico con queste due strade, passando più o meno dal centro. Passato il Messico, si attraversano in pochi chilometri sei paesi diversi, cioè in pochi chilometri mica tanto, però rispetto alle distanze di prima, questi paesi sono molto più piccoli. E sto parlando di Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica e Panama. A Panama si può attraversare il canale su un ponte, che tra l'altro non so se lo sapevate, ma il canale di Panama è da nord a sud, perché tutti pensano che sia da est a ovest, perché viene in mente che i due oceani sono uno a est e uno a ovest, in realtà è tra nord e sud. Attraversato il canale e facendo ancora un pochino di strada, si arriva a Yavizza, un villaggio di 4.000 abitanti, e dopo questo villaggio non ci sono più strade. Come non ci sono più strade? Sì, non esistono più strade da questo punto in poi, perché in realtà la Panamericana non è completa. Manca ancora un pezzo di circa un centinaio di chilometri. Questa regione qua si chiama Tapón de Darién o Darién Gap, questa sorta di tappo che appunto divide l'America centrale dall'America del Sud. E perché non si costruisce una strada? Beh, innanzitutto è molto difficile perché il territorio non aiuta sicuramente. È un territorio tutt'altro che pianeggiante, paludoso e sostanzialmente quasi ancora del tutto incontaminato con foreste dappertutto. Quindi è molto difficile, molto costoso fare una strada qua. In più si vuole tutelare la natura e anche i popoli indigeni che vivono qua. E altri due motivi
sono il fatto che facendo una strada qua si rischia moltissimo un'epidemia, più che altro del bestiame, degli animali da allevamento, perché i virus tra nord e sud correrebbero molto di più e si aiuterebbe anche la criminalità e il traffico di stupefacenti, con criminali che da sud provano a risalire il continente fino ad arrivare agli Stati Uniti. E tra l'altro questa zona non è esattamente sicura, ci sono state molte esplorazioni, molte persone che hanno anche provato ad attraversarla, molti ce l'hanno fatta, di molti altri invece non si è più saputo niente. Quindi se si arriva in macchina fino a qua, l'unico modo per andare verso sud è in nave. In Colombia la Panamericana inizia ufficialmente dalla città di Turbo e da qua, grazie alla Colombia Highway numero 62, si arriva a Medellin. Poi con la 56 si arriva a Bogotà e poi si deve proseguire verso Cali e poi si entra in Ecuador e si passa dalla capitale Quito. E con la Ecuador Highway 35 si arriva in Perù, dove inizia la Perù Highway numero 1, detta anche carrettera panamericana. Si passa per la capitale Lima e poi si prosegue per tutto il Cile fino ad arrivare a Valparaíso. Qua ci sono altre due opzioni: la panamericana ufficiale va verso l'Argentina, mentre un altro pezzo si dirige verso Quellón, che è sempre in Cile, che si trova sull'isola di Chiloé. Ma tornando alla panamericana ufficiale, dopo aver attraversato il confine Cile-Argentina, si percorre l'Argentina National Route numero 7 fino ad arrivare a Buenos Aires. Finalmente abbiamo raggiunto la nostra destinazione. Ma potrebbero esserci persone a cui questo viaggio sembra troppo corto, quindi c'è ancora un'altra cosa da fare. C'è un'altra strada, anche questa non ufficiale, che però arriva fino a Ushuaia, nel sud dell'Argentina, nella Terra del Fuoco, che anche se si chiama così, ha i ghiacciai. L'hanno chiamata Terra del Fuoco e ha i ghiacciai. Boh. E Ushuaia è la città più a sud del mondo. Lo so, in realtà c'è anche un altro villaggio che si chiama Puerto Williams ed è in Cile, che è un po' più a sud, ma è piccolissimo, abitato solo da pescatori. Poi ci sarebbe anche l'Antartide, vabbè. Ma questa qua è l'ultima grande città ed è quella dove tutti si fanno le foto col cartello "Benvenuti alla fine del mondo", quindi io la considero comunque ultima. Quindi siamo sostanzialmente arrivati alla fine del mondo. Abbiamo attraversato un intero continente ed è anche come se avessimo fatto un viaggio nel tempo, perché le stagioni sono cambiate. Se siamo partiti d'inverno, ora è estate, se no al contrario. È un viaggio incredibile che spero di avervi raccontato bene. Come al solito, anzi non come al solito, potete supportarmi utilizzando il mio link di Amazon in descrizione senza spendere niente in più, potete comprare qualsiasi cosa. E stavolta avete un motivo in più per farlo, perché nel prossimo video dovrò spendere un po' per una cosa inutile e che devo fare per forza. Molti di voi lo sanno già, ma fidatevi, questa cosa sarà stupida ma molto molto interessante, quindi supportatemi per favore perché mi servirà. E niente, ci vediamo nel prossimo video che speravo e non speravo di dover fare, ma lo dovrò fare.